que se había visto en las ciudades de México y Puebla durante el eclipse. Se puede observar al objeto suspendido sobre el monte Unsen. Al amplificarlo, los técnicos japoneses descubrieron que era el mismo ovni que se había grabado en México. Un evento que no tiene precedente en la historia. Il filmato è stato girato nello zoo della città di Sydney. È di notevole interesse in questo film la presenza contemporaneamente all'UFO di vari punti di riferimento a terra. Nei primi fotogrammi si nota inoltre una persona che indica nella direzione dell'oggetto stesso, confermandoci che anche altre persone hanno notato il fenomeno. È di notevole interesse in questo film la presenza contemporaneamente all'UFO di vari punti di riferimento a terra, quali le costruzioni dello zoo e l'albero nella parte finale del filmato, dietro il quale si nota chiaramente l'oggetto col suo alone rossastro, dovuto all'energia elettromagnetica che lo muove. Sulla natura del fenomeno UFO esistono numerose ipotesi. Quella senza dubbio più conosciuta è quella extraterrestre, secondo cui gli oggetti volanti non identificati sarebbero astronavi provenienti da altri mondi. La possibilità di vita intelligente al di fuori della Terra è un problema che da sempre impegna e divide gli scienziati e affascina la gente. Il nostro cinema è strettamente collegato con una mentalità un po' comune, diciamo, di noi uomini della Terra o degli uomini della Terra, cioè quella di pensare che gli uomini dell'universo spesso e volentieri sono in viaggio nell'universo per conquistare. Ecco, gli esseri che conosco io non sono esseri interessati a conquistare proprio un bel niente. Dalla fantasia alla realtà, insomma, c'è un bel salto, insomma, cioè c'è una bella differenza. I rapporti ufficiali delle autorità continuano ad affermare che mancano le prove in grado di confermare in maniera inconfutabile ogni tesi sui visitatori cosmici e che non trovano riscontro nella realtà molte delle credenze che si hanno sulla forma delle astronavi, dischi volanti o sigari rotanti e sulla presenza di alieni piccoli di statura e con la pelle verde. Intanto, parallelamente all'ipotesi extraterrestre, se ne sono sviluppate altre più esotiche relative a viaggiatori nel tempo, universi paralleli, apparizioni religiose. Queste teorie vengono divulgate per spingere l'alternativa a ciò che fa comodo definire irrazionale, ma ovviamente rientrano nel campo della fantasia e della speculazione scientifica. Un'altra ipotesi politica nega invece ogni causa straordinaria, dichiarando che si tratterebbe di veicoli sperimentali più o meno segreti, di fenomeni atmosferici ancora sconosciuti, oppure di semplice confusione da parte di testimoni sotto l'effetto del mito ufologico. Così, le autorità hanno stabilito che allo stato attuale delle conoscenze non esistono prove concrete in favore della teoria sui visitatori e che gli stessi dati raccolti sono insufficienti per qualsiasi seria investigazione a causa della loro frammentarietà e imprecisione. Il problema vero, quando si ha a che fare con avvenimenti che riguardano intelligenze aliene, è dato dall'enorme varietà di razze che vengono riportate dai testimoni di incontri ravvicinati. Ma essendo l'uomo l'unico ovvio punto di partenza con cui egli misura ogni cosa, nasce l'esigenza di un nuovo metro di misura. Se qualcuno sta visitando il nostro pianeta e oltre 4 milioni di persone in America e quasi 1 milione in Italia asseriscono di essere state rapite, più che su che tipo di velivolo abbiano fatto la loro corsa, sarebbe interessante sapere chi le ha prese e soprattutto perché. Come si vive nell'altra parte del cielo? Che cosa mangiano? Che cosa pensano? Quali passatempi hanno? Quali sono le cose importanti per loro? Catalogando le razze aliene attraverso i racconti di testimoni di incontri ravvicinati, si arriva alla filosofica conclusione che l'Homo sapiens non sia l'ultima tappa della nostra evoluzione come razza umana, ma sembrerebbe che più avanti ci attendano delle belle sorprese, se sopravviveremo alla nostra distruttività. Gli esseri di luce sono coloro i quali riescono ad entrare, cioè a fluire da un mondo materiale a un mondo spirituale, a un mondo di luce. Cioè noi siamo tutti esseri di luce, anche loro lo sono, solo che loro lo sanno, noi non lo sappiamo ancora. È probabile che in passato questi esseri siano stati scambiati per dei messaggeri divini, ma non ci sono molte informazioni sulla loro fisiologia. Sembra si tratti di esseri con difficoltà riproduttive. Sembrano interessati anche ad uno scambio culturale con gli umani. Esogamia, rapporto sessuale tra alieno e umano. Quando alcuni rapiti o semplicemente contattati hanno chiesto loro alcune spiegazioni, hanno fatto riferimento ad un loro passato in cui rischiarono di autodistruggersi per eccesso di violente passioni. Possiedono piccole astronavi esplorative e grandi vascelli adibiti alle lunghe esplorazioni e alla difesa dei propri territori. Hanno dispositivi di occultamento per le astronavi e anche per le persone. Possiedono notevoli capacità telepatiche e addirittura la capacità di assumere l'aspetto che più gli aggrada. Gli occhi, generalmente coperti da lenti scure, sono grandi e inclinati e avvolgono i lati del cranio. Tutto ciò dà loro un aspetto alquanto inquietante. Ma esistono davvero i dischi volanti e gli alieni? Si avverte nell'aria il timore di una guerra o un'invasione, oppure si sente solo il bisogno di qualcosa di magico da contrapporre alla razionalità quotidiana? Londra, ufologo denuncia in un libro il governo alle prove dell'esistenza degli alieni. Toscana, avvistato un globo luminoso. Pechino, 4 UFO avvistati e fotografati. Arizona, aereo militare scompare nel nulla, sequestrato da UFO. Germania, un UFO gareggia con un'auto. I risultati delle inchieste sono sempre top secret e tutte le apparizioni di UFO sono liquidate come fantasie di squilibrati, errori di valutazione, palloni sonda o nuvole con forme strane o perturbazioni atmosferiche sul tipo dell'aurora boreale. La posizione ufficiale nei confronti dei dischi volanti risulta tuttora talmente scettica da rasentare il ridicolo, tuttavia le autorità non possono spiegare molti avvistamenti. Spazio, ultima frontiera. L'uomo è andato ed è tornato dalla Luna. Ha sonde che orbitano intorno ai pianeti, scruta l'universo oltre la nostra galassia. Perché non credere che tutto ciò sia reversibile e altri da altri posti non facciano la stessa cosa? Nel corso di simposi sull'universo, sono stati avvicinati moltissimi scienziati che credono agli extraterrestri, ma non è stato trovato nessuno, neanche tra quelli che preparano progetti per la ricerca di altre civiltà, che creda agli UFO. Forse perché gran parte non li hanno studiati. Gli scettici a questo argomento rispondono che la comunità scientifica è aperta ad accettare qualunque cosa nuova, a condizione che si provi la sua esistenza. Spesso si ha la tendenza a dimenticare che esistono sempre persone che professionalmente scrutano in continuazione il cielo, non soltanto gli astronomi, ma soprattutto i centri militari di ascolto spaziale. Negli Stati Uniti, per esempio, c'è la fantascientifica centrale sotterranea di Colorado Springs, dove è concentrato il sistema nervoso della difesa aerea americana. Qui sono centralizzate tutte le informazioni da tutto il mondo. 24 ore su 24, una rete di radar sparsa su tutto il pianeta e una serie di sistemi di ascolto spaziale attraverso i satelliti sorveglia il cielo, pronta a segnalare qualsiasi veicolo sospetto. Sembra dunque strano che mentre negli ultimi 30 anni ci sono stati oltre 70.000 avvistamenti da parte di persone, qui nessuno ha mai visto niente. Bisogna supporre che gli UFO abbiano una tecnologia talmente avanzata da essere impossibile